Tanto mica dobbiamo fare la No, non dobbiamo presentazione, no? dire Della... tutto. Era per ricordare a te il concetto, come l'avevamo chiamato e per quale motivo. Vabbè, ma tanto lo spieghi tu da là. Ah, certo. Allora, presentazioni. Beh, io non ti posso guardare in calappa in mezzo. Ma mi puoi guardare dallo schermo. Pronto? Infatti dal lato sto guardando. Pronto? Ciao a... a sto cazzo. Comincio io. Vai, vai. Aspetta. Non è brutto. Di nuovo. Vabbè, ma è inutile ricominciare tutte le volte, tanto. Secondi. E presenteremo solo brani della... No, aspetta. Aspetta, prima di andare avanti. Potete... aspetta. Che vogliamo dire più? Ah, Semplicemente aspetta. di azionare la campanella. Aspetta, dillo dopo. Vai. Ho detto tutto? La presentazione la potete trovare nell'info box. Aspetta, stavo girando al lato tuo. Ciancio alle bande. Un felice equinozio, è un equinozio questo. Ah, giusto, equino, sono scema. Brano che seguirà, non so che il brano che seguirà. Titolo, allora, è un Non sai come si Olle, dice. forse, non so. Noi dici, noi l'abbiamo simpaticamente chiamato Olle. Che noi molto amichevolmente abbiamo soprannominato Olle, anche se il suo nome principale è in svedese e non sappiamo pronunciarlo. Volkan Slampolska. Rimarremo con il dubbio. Vabbè, non ci interessa, Un brano Olle. bello. Cioè, questa è la presentazione, non sai niente riguardo di me. No. Ah, ecco cosa volevo dire. Quindi gli strumenti tradizionali che utilizzeremo, a parte l'arpa della tradizione celtica, ci saranno anche la nichelarpa svedese, Mio, non l'ulbi. era un pensiero di senso Lo compiuto, è so. saltato da Lo una cosa all'altra. Mamma mia, allora so. dai, lo dico io, poi ti attacco. Vai, 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 vai. E perché a parte quello, insomma, la Scandinavia è caratterizzata da anche altre tipologie di strumenti, no? Sì. Tipo? Vabbè, l'ho detto bene per il Sì, a principio. parte. Vabbè, dai, 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 l'ho detto, tutto a posto. Ed un tamburo. Un tamburo classico del No, Mediterraneo. Ma ci sarà anche il tamburo. però solo in un brano, quindi non è inutile dirlo. Il prossimo brano è un tradizionale dell'area svedese. Madonna mia! Allora, facciamo così, ma... Buon ascolto. Cazzo, tutto a posto mentre diceva pure. Vabbè, fa Perché niente. pensavo Non dicessi c'è buon bisogno, buon ascolto. ascolto, non fa niente. Ok, Tanto va guarda, bene. va dal paganesimo alla cristianità. Ma porca puttana, cristianizzazione! Ma porca cristianizzazione. Io lascerei questa cosa. Yeah, dillo tu. Ispira un attimo, e ed è un brano della tradizione fil... Lo devo presentare io? Sì, Ah. vabbè. Aspetta. No, a parte gli scherzi. Tema che abbiano un effetto, diciamo, come si dice, non sentimentale, un effetto Che ora vi indichiamo? che fa dormo. No, non lo posso dire perché se ne No, mettiamo infatti. quello. Anche il prossimo brano fa parte. Non posso mentire manco anche. Ok. Il prossimo brano. Il prossimo brano è un brano, anzi, sono due brani. No, è un È un brano, brano. È Emilio. un È brano. lungo, ma è un brano. Conosciuto come, con il nome di Slampolska from Zacharis, noi No, abbiamo Zacarias. Zacharias,
conosciuto con aspetta chiamandolo maestro. Stodum tuei, come stodum tuei tuni, stodum tuei, come stodum tuei tuni, stodum tuei, come stodum tuei tuni. Tramontana è vecchissimo, è del 2015, oddio no, nemmeno tanto vecchio, però è del 2015. Questo lo devi dire tu. Okay. Il prossimo brano è tradizionale di dove? Che si ritrova in molte, molte diverse culture, non soltanto in Svezia. Aspetta, in molte culture. Ma fai... No, in molte diverse culture. La versione che vi presentiamo oggi è una versione... no, scusate, sono una cazzata. Fermo. Ah, cazzo, mi sono dimenticata di Valbutun. Come intermezzo delle due sorelle, per rimanere sempre nella zona tra... Ed è una bellissima descrizione di un rapporto amoroso. È una bellissima canzone d'amore. Diciamo così. Una bellissima canzone d'amore. Ma anche per un altro motivo. Altro? Mi stavo togliendo un capello dalla spalla. Il nasce come strumentale. È stato aggiunto un testo che non sappiamo se è di composizione degli Omnia o di altri autori. Non ci siamo... No, degli Omnia sicuro no. Non l'hanno messo loro, no. Quindi se volete danzare sulle note di Grunelunde... Chissio momento. Lasciamo un po', diciamo, quello che è la musica tradizionale folcloristica per andare verso verso, come si dice, per andare mannaggia, per andare in un universo magico fatto di... sì, ok. Ed è un brano molto particolare perché, aspetta, e niente. Abbiamo detto chi la canta, però. Che ne so di là? Bisognerebbe nominarli. Trovami un attimo a cantante, per favore. Composizione, cantante, non lo so. Una sonora è stata affidata al francese Bruno Kukule e al gruppo folk irlandese Kila. Ah. Oh. Bello il fatto della colonna sonora, è importante! Kila, che tra l'altro abbiamo conosciuto. Hai capito? Vabbè, non lo dire, sì, diciamo sì. Sta cosa di Kila che è più bello. Bruno Koulais, è stata affidata. Bruno Koulais. Koulais, penso. Come si scrive? Koulais. Koulais, Koulais, sì. Vabbè, fa niente. Queste informazioni non le so, quindi è inutile. Sì, va bene. Dici, no, Okay. L'ho detto, al gruppo che abbiamo conosciuto Montelago. E poi dopo ti sei girata così subito, aver detto. Vai, rifalla un attimo.